Buongiorno. Buongiorno. Si prende i dati? Può dare i documenti che è? Sì, io li mostro. Me lo può dare? No. Ascolti, dove state andando? A fare spesa a Peschiera. È tutto chiuso? A farci un giro. A fare un giro? Una passeggiata. A fare la passeggiata? Esatto. Mi può fare una certificazione? Che va a fare una passeggiata? Un momento. Aspetta. Si lega gentilmente. Ho un problema che se spengo dopo devo aspettare mezz'ora perché si mi raccende. È un sensore. Quindi non è possibile, se no lo farei. Porti pazienza. Finché non lo sistemo. Se la lega non glielo do in mano perché sono atti privati. La certificazione che è prevista per legge è prevista per persone fisiche, ovvero cittadini, non per il sottoscritto che è un soggetto di diritto internazionale, nonché un diplomatico. Ascolti, serve la certificazione e mi servono i documenti di tutti comunque. Non serve dietro, la certificazione. Le persone dietro sono esenti dalla certificazione? Sono tutti dei diplomatici. Dei diplomatici? Esatto. Sono tutti i rappresentanti di un ente extraterritoriale. Leggete bene con attenzione perché. Delle mascherine lei? No. Lo ritengo lesivo per la mia persona, per la mia salute. E non protegge da alcun virus, quindi è inutile. Allora, dobbiamo identificare tutti. Certo. Quanti siete in macchina? Quattro. No, glielo fornisco ai sensi della legge articolo 192 codice della strada. È lì che mi segno tutto adesso. No, articolo 192 codice della strada. Si guardi la data di scadenza e che corrispondono i dati. Non posso spegnere. Abbiamo un problema con il sensore. Appoggiare le chiavi sul cruscotto della macchina. No. Ci vorrà più di mezz'ora. Ma dimmi. No, assolutamente. Ci spiega. Poi mi dovete fare ponte con la vostra macchina. Va bene? Ma non è una problematica nostra, il problema della macchina. Senta. No, non è così che funziona. Oh, siete fuori. No, ma Marco, infatti. Ma ti conoscono? Sì, ci conoscono. Vabbè, la norma sulla pubblicità. Aspetta. Allora, rimanga a distanza perché ha il vetro giù. Visto che non avete l'autocertificazione, abbiamo una copia. Volete compilarla per... Io ce l'ho. No, perché dichiarerei il falso. Dichiareremmo. Ascolti. Mi può ripetere dov'è che state andando? A Peschiera. Il motivo per cui andate a Peschiera? Una passeggiata e spesa, quello che proviamo. Le richiedo, siete a conoscenza del decreto del Presidente del Consiglio che vieta questo tipo di spostamenti, se non per comprovate esigenze di necessità? Ma è una comprovata esigenza di necessità? No, assolutamente. Non è un atto amministrativo, non è un decreto, non ha forza di legge. Quindi vi rifiutate di firmare questo documento, quest'altro certificato? Sì, perché dichiarerei il falso, ovvero lo stato di salute che nel DPR 445 non è ammesso all'articolo 46. Ho capito. Si vada a vedere l'articolo 46 DPR 445 del 2000. Allora, siccome vi rifiutate di firmare, eventuali atti vengono inviati alla vostra PEC che mi avete fornito prima. Va bene. Ok. Io vi devo dire di comunque, siccome non è consentito uscire per non comprovate esigenze di ritornare presso il vostro domicilio, comunque, sì. E vi comunico che anche da mezzanotte ci saranno ulteriori sanzioni per la mancanza di mascherine e guanti, va bene? Va bene, buona giornata e buon lavoro. Vi ringrazio, arrivederci, buon lavoro.